il grande protagonista, colui che è riuscito a cambiare il volto del Pescara. Due partite sulla panchina del Delfino, due vittorie, vittorie diverse ma pesantissime per il morale, la classifica, per l'ambiente. No, no, io credo che i grandi protagonisti oggi sono stati i miei calciatori, ma non c'è dubbio, non mi prendo i meriti di niente, perché poco per quello che ho potuto fare io, ma i grandi meriti io li do a loro, perché sono stati, mi hanno preso sulla parola, io gli avevo detto emozionateci oggi prima di arrivare, però non così, pensavo che mi emozionassero in un'altra maniera, ma al cardiopalma così no, però hanno pensato di stimolare un po' tutti, perché io credo che stasera è stato bello per tutti, per chi ha pagato il biglietto, per i tifosi, la curva spettacolare, alla fine c'è stato un gesto bellissimo dove hanno cominciato a ballare insieme, è quello che voglio vedere, quello che io ho sempre sognato di vedere in uno stadio, l'unità, la pace, la gioia e le emozioni di vivere questo sport. A Nicola Le Grottaglie, quando ha visto quel pallone calciato da Bocic finire in rete, cosa ha pensato? Era quasi il 95esimo. No, diciamo che quando ho visto il rigore che usciva fuori, prima ho avuto un altro tipo di reazione, ma quando poi Milos ha fatto quel gol sono contento per lui, perché quando veniva in primavera gli ho sempre detto di stare lì, di continuare a sacrificarsi, perché sarebbe arrivato il suo tempo, il suo momento, e sono contento che sia arrivato con me, ha fatto il primo gol in Serie B, è un ragazzo che è voluto bene da tutti perché si impegna sempre, poi ha qualità, abbiamo visto oggi che quando lui strappa c'ha gamba e può far male a chiunque lì dietro, e quindi dobbiamo puntare su questi giovani, quindi sono contento. Una partita di grande sofferenza nel primo tempo, anche in avvio di ripresa, c'è stata poi questa però grandissima reazione emotiva della squadra proprio dopo tante difficoltà e soprattutto anche dopo il rigore sbagliato, avete corso il rischio con il palo di Asensio, sì. E poi c'è stato questo gol liberatorio, Pescara che torna a vincere in casa dopo 3 mesi tra l'altro. Sì, sì, sono d'accordo, diciamo che ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo, nella difficoltà, che potevamo allenarci a qualcosa che forse negli ultimi periodi ci era mancato, cioè la sofferenza, soffrire come gruppo, sacrificarsi, correre di più, e forse ci mancava quello. Io ho detto, per poter emergere, far emergere queste caratteristiche bisogna allenarle, e quindi alleniamoci nella difficoltà. E il secondo tempo ci siamo allenati nella difficoltà, poi le cose sono andate meglio con la parità numerica, loro potevano vincere e noi potevamo vincere, loro potevano perdere e noi potevamo perdere. È stata una bella partita, complimenti al Cosenza, perché non pensavo fosse una squadra così quadrata, la prima volta che la vedo dal vivo, quindi complimenti al mister, e credo che andranno avanti bene in questa maniera. Ma cosa non aveva funzionato nel primo tempo? Io penso che siamo andati in difficoltà alla prima loro occasione, quando abbiamo subito la prima occasione ho visto la squadra che si è un pochettino abbassata e si è intimorita, come se tutto quello che è stato il periodo fosse cascato sulle loro spalle, e quindi ho visto una squadra che in quel momento ha detto abbiamo un po' di timore, abbiamo paura, ed è venuto fuori oggi, è meglio che sia venuto fuori oggi in casa. È meglio che l'abbiamo allenata oggi subito, ed ero contento poi alla fine, perché nella difficoltà oggi abbiamo allenato una qualità che ci mancava. Due pillole per chiudere: la prima, la contestazione al presidente Sebastiani, come l'ha vissuta la squadra, come l'ha vissuta Le Grottaglie. Poi si è chiuso il mercato, non è arrivato l'attaccante, poteva arrivare forse anche un difensore. Le Grottaglie si aspettava qualcosa in più? No, io non mi aspettavo niente, io sono fiducioso, mi sono sempre fidato del presidente, del direttore sportivo, dei direttori sportivi che operano sul mercato, quindi io devo allenare i giocatori che mi portano qua, e per me sono i migliori, quelli che ho sono i migliori della Serie B, l'ho detto anche in conferenza. Le contestazioni ci dispiace, e io spero che ci possa essere una riconciliazione, se mai c'è stato un qualcosa che ha allontanato il presidente da alcuni tifosi. Il bello è quello che abbiamo visto oggi, unità, coesione, cooperazione verso un unico obiettivo, e tutti coloro che hanno vissuto queste emozioni oggi lo possono dire, perché vogliamo viverne di più di queste serate.